Buongiorno a tutti, finalmente rieccomi qui con nuovo video a tema back to school, nuovo video, nuova agenda. Intanto se mi avete seguito quest'estate, insomma nel mese di agosto su Instagram, e se non mi seguite ancora io vi consiglio di andare a seguirmi, mi chiamo Beauty Nursing Pills. Sicuramente avrete visto che vi avevo chiesto anche consiglio per la nuova agenda di quest'anno. Per me l'inizio dell'anno inizia fondamentalmente a settembre, quindi io già da fine luglio, inizio agosto, inizio a pensare all'agenda. Ovviamente anche per quest'anno ho optato per una Moleskine e come potete vedere l'ho presa blu. Adesso forse non si vede tanto, però l'ho presa blu scuro, blu zaffiro sarebbe. A me piace chiamarla Blue Navy e è bellissima, è morbida, è una copertina morbida, è un'agenda settimanale da 18 mesi e è semplicissima. Quest'anno non ho voluto far mettere il nome, insomma, qua, perché di solito mi faccio mettere il nome e l'anno accademico. Quest'anno non l'ho fatto e non so se avrò intenzione di farlo sinceramente, però non penso nemmeno che lo farò, mi piace tenerla così. Volevo farvi vedere un pochettino dentro come ho intenzione di organizzarla, anche se mi seguite da un po' di tempo sicuramente avrete visto anche come organizzavo i precedenti diari. Insomma, vabbè, questo è sempre l'inizio. Qua ho ancora un biglietto da visita. Questo qui invece è una specie di bigliettino di brand di Melville, penso, sì. E qua sotto invece c'è questo qui, questo, come si dice, fonendo a forma di cuore. E poi c'è una delle nostre prime foto, insomma, mia e di Marco. E questa qui risale praticamente all'estate dell'anno scorso. Qua ci sono, insomma, i miei dati personali e c'è una citazione di mia madre, che mi porto sempre dietro. Poi, allora, io di solito utilizzo praticamente tutte queste pagine. Adesso sicuramente non avendo programmi in corso, cose del genere a lungo termine, diciamo che la monthly view è questa qui. Vedete, come potete vedere la tengo, però o ci metto i compleanni per esempio, e insomma a me interessa metterli anche perché poi magari a volte se sono impegnata così mi dimentico, almeno so che quella settimana ci sarà quel compleanno. Metto appunto le cose a lungo termine più i compleanni e più un po' la pianificazione generale senza andare nello specifico dello studio, quindi diciamo che è ancora vuoto, ecco. Questo invece è sempre il calendario annuale, qua sempre come si dice, calendario mensile. Poi, ok, poi c'è appunto questa sezione qua che mi piace tantissimo, il travel planning, e insomma a settembre andiamo a Firenze. My extraordinary moments this year. Allora, questa parte qui di solito la riempio sempre, quindi è ancora vuota. E anche questa, anche se di solito o ci appiccico qualcosa, qualche biglietto, qualche foto, eccetera. Ecco, a proposito di foto, devo prendermi le cartucce per la Polaroid. E niente, invece questa parte qua, a dire la verità, non la uso tantissimo, perché è il timetable della Moleskine e che al massimo la potrei utilizzare per il workout, quando inizio la workout nella nuova palestra a settembre. Questa qui è una ricetta, la ceretta proprio. E sì, ebbene sì, e di solito appunto quando ho sbatti me la faccio a casa e poi me la tengo in frigo. Ho voluto tenere qua perché così almeno non la perdo. Ho voluto mettere anche quest'anno questa specie di mini polaroid che avevo più che altro non tanto scaricato, che avevo fatto stampare dal sito di La La Lab. E questi mesi qui, prima di aver iniziato a scrivere l'agenda, di solito io li sfrutto per mettere le cose importanti durante l'anno, ok? Tutta questa parte qua. E anche la parte finale da settembre, dicembre, novembre, ottobre, insomma. Tutta questa parte qui. Anche se non so, quest'anno forse avrò intenzione di utilizzarla fino a dicembre. Adesso vedo un attimo perché sono un po'... Non lo so. Vedremo come andrà quest'anno. Qua, come potete vedere, ci sono appunto i giorni della settimana. E come potete vedere anche qui ci sono delle righettine che voi volendo, io anni fa ci tiravo dietro una riga perché così almeno dividevo in due parti il foglio. E poi appunto qua sulla destra invece c'è una pagina libera. E diciamo che questa qui è più o meno la disposizione, ecco, dei,
delle pagine. Allora, diciamo che tendenzialmente durante la settimana sulla parte sinistra scrivo gli appuntamenti, sulla parte destra scrivo le cose che devo fare. In questa pagina qui quindi invece sono un po' più libera, cioè scrivo un pochettino quello che mi pare. Per esempio questa settimana avevo messo la programmazione dei video, quindi questa qui invece è la settimana in cui appunto sto registrando questo video, e oggi appunto il 26, e niente, insomma, mi sono già programmata l'esame, dovrei aggiungere un po' agli appuntamenti, e anche questi qui sono i giorni successivi, come potete vedere. Scrivo anche le cose a lungo termine qua, anche se tecnicamente lo dovrei fare nel monthly view, a dire la verità, però fa niente, perché per esempio il filtro che abbiamo a casa mi scade per esempio il 15 di settembre, perché dura 3 mesi, io comunque lo prenderò prima e lo installerò sicuramente in questa settimana qui, anche qualche giorno prima. Niente, insomma, non faccio nulla di così tanto trascendentale, quest'anno non ho proprio ancora avuto il tempo materiale di mettermi lì e iniziare a smanettare. Insomma, qua dentro invece ci sono sempre dentro tutte le mie 850.000 cose, appunto col fatto che non ho avuto tanto tempo di mettermi e fare, di stare. Ho deciso di lasciarlo il più minimal possibile. Comunque questa è più o meno l'organizzazione che utilizzo. Fatemi sapere se anche voi quest'anno avete già cambiato l'agenda e quale agenda, insomma, avete preso. E niente, vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!